Ciao a tutti ragazzi, bentornati con un nuovissimo video. Io sono Natasha, ma potete trovarmi su Instagram con omistadibreak2.0. Bentornati ragazzi con un nuovissimo video. Allora ragazzi, oggi tra l'altro è una bellissima giornata, perché sì, c'è il sole come potete notare, ma perché mi è arrivato finalmente il pacco da parte di Bartolini. Io ho avuto brutte esperienze a riguardo, per chi mi segue su Instagram già saprà. Detto questo, mi è arrivato il pacco che conteneva, rullo di tamburi, il nuovo telefono che ho acquistato, perché questo con il quale sto registrando attualmente si è rotto lo schermo, quindi sono andata avanti un mese e mezzo con lo schermo rotto e poteva tranquillamente rompersi del tutto, non funzionare più il touch, i cristalli liquidi, insomma un casino. Ho cercato di tenere il meglio che potevo questo telefono prima che mi arrivasse appunto quello nuovo. Se siete interessati al nuovo telefono, posso farvi un video a riguardo, tipo what's on my phone, queste cose qua. Se siete interessati però scrivetemelo qua sotto nei commenti. Detto questo, il video di oggi è un video un po' particolare, perché è un video che ho visto fare da Megan di It's Megan, che saluto, ciao Megan se vedrai questo video. E ho pensato che fosse un'idea molto carina, perché si ispira alla challenge "i miei followers mi dicono cosa fare". In realtà in questo caso è "i miei followers mi decidono cosa c'è dentro il mio astuccio". Quindi ho lasciato per voi alcune storie su Instagram alle quali dovevate rispondere, dove vi innanzitutto facevo scegliere l'astuccio che dovevo utilizzare e poi le varie cose da mettere al suo interno. Quindi adesso mi armerò del vecchio, ancora vecchio, più vecchio telefono. Questo è il telefono che usavo molto molto prima, anni fa. Adesso lo utilizzo semplicemente per giocare o comunque ascoltarmi la musica e anche per fare questi video. Quindi adesso vi faccio vedere i risultati dei sondaggi. Allora ragazzi, la prima richiesta era: quale di questi tre astucci dovessi utilizzare? Se questo giallo polenta, che è l'ultimo che ho acquistato, questo qua della Smemo che ho preso con i punti della Coop, e il famoso astuccio valigetta che molti di voi amano. Allora, il sondaggio ha dato questo esito, tra l'altro avete votato in quasi 1000 persone, con ben 428 punti, spero riusciate a vederlo, ha vinto il giallo polenta, che è quello che stavo attualmente utilizzando. Quindi quello che vado a fare adesso è andare a svuotare quello che ho qua dentro, l'astuccio giallo polenta, e poi andare a inserire tutto quello che invece avete scelto con i successivi sondaggi. Ovviamente non ho fatto sondaggi inerenti a degli oggetti che magari ho solo quelli, e quindi non posso confrontarli con altri oggetti, quindi se ad esempio, per dirvi, questa penna qua, che è una penna molto speciale e particolare per me, la andrò a mettere comunque dentro, anche perché non ne ho un'altra da associare. Ok, togliamo tutto, come anche ovviamente le forbici appunto non ne ho altre, quindi ovviamente andrò a mettere quelle. Ok, l'astuccio è del tutto svuotato. Se non avete visto il video inerente a questo astuccio, quando mi è arrivato e cosa ho inserito al suo interno, tipo una sorta di What's My Pencil Case, vi lascio il link del video di questo astuccio qua sotto in descrizione. E ripeto, è un astuccio che ho acquistato su Amazon, ma potete trovare anche su AliExpress. Differenza: Amazon arriva entro qualche giorno, AliExpress non si sa. Io starei ancora aspettando degli sticker da AliExpress da 2 mesi. Come primo sondaggio, oltre vabbè a quello dell'astuccio, vi ho chiesto da inserire se i brush pen della Lira oppure i brush pen della Stabilo. I brush pen della Lira, gli unici che ho, sono di queste tre colorazioni, e i brush pen invece della Stabilo sono quelli che ho qua all'interno. E con 596 voti, quasi 600 voti ragazzi, ha vinto la Stabilo. Quindi dico addio miei cari brush pen Lira, che ovviamente io ho votato questi, però vabbè, ovviamente devo stare a quello che ha votato il pubblico. Allora, come colorazioni, dato che ne ho di più, vado a prendere quelle che sono un po' più chiare, perché i brush pen, questi qua, li vado solitamente a usare come una sorta di evidenziatori. Vado a prendere il verde mela, che è molto chiaro, come il giallo, e poi pensavo di prendere questo, diciamo, rosino barra pesca. Insomma, cerco di andare a riproporre la stessa colorazione più o meno dei Lira, almeno ci provo. Quindi niente, la prima cosa che andiamo a mettere all'interno sono appunto i brush pen della Stabilo. Poi il secondo sondaggio prevedeva invece la tipologia di
penne, e con penne intendo non solo il nere e blu, quindi le classiche, ma anche quelle colorate di conseguenza. Allora, ho scelto di proporvi tre tipologie di penne, che sono le... Ho sbagliato. Mi sono resa conto che anziché Papermate ho scritto Pentel, ma non ce la posso fare. Cioè, guardate. Vabbè, innanzitutto hanno vinto le Bic. Però la scelta in teoria doveva essere Papermate, Stabilo e Bic. Sono un po' delusa, ragazzi. Vi ho detto nell'ultimo video che le Bic non mi piacciono. Però, come ho detto prima, stiamo alla voce del popolo. Quindi di Bic vado a prendere questa qua, ovviamente blu, Bic Crystal Soft, perché è l'unica che ho, non ho quelle classiche. E dovrei... Anzi no, scusate ragazzi, non ci ho pensato. Ho fatto questi acquisti prima di chiudermi in casa. Ho preso queste Bic. Non sono né Crystal Soft né quelle classiche. E sono nere e blu, quindi nere e blu ce le abbiamo. E posso andare a portarmi anche quelle colorate, quindi per farlo vado, vabbè, innanzitutto a scegliere i colori che posso utilizzare, che mi piace da utilizzare, quindi direi la rosa, la viola e l'azzurra, perché la verde non mi fa tanto, tanto impazzire, comunque ce ne sono anche a sufficienza di penne colorate. Quindi vado a inserire nell'astuccio queste penne della Bic. Tre penne colorate, due classiche, e mi sembrava di avere anche la rossa, però... Ah sì, eccola qua ragazzi, e vado ad aggiungerci anche la rossa, perché la rossa la uso per tipo fare le correzioni. Quindi vado a mettere qua le classiche, che sono appunto la nera, la rossa e la blu, e quelle colorate le vado a inserire qua dentro. Allora, il successivo sondaggio invece riguardava gli evidenziatori, la marca di evidenziatori in particolare. Ho scelto di farvi scegliere tra Stabilo, Mild Liner e i Tratto Video. Ho voluto rivalutarli, però mi sa che a voi non fanno così tanto impazzire i Tratto Video, infatti penso che siano all'ultimo posto. Sì, infatti ragazzi, hanno vinto alla grande gli Stabilo, ovviamente, come già io mi aspettavo che avrebbero. In realtà ero un po' indecisa tra Stabilo e Midliner, pensavo vincessero i Midliner, però vedo che molti di voi amano gli Stabilo e quindi direi di andare a mettere gli Stabilo dentro. E solo 96, cioè su circa 1000 persone che hanno votato, 96 hanno votato i Tratto Video. Poracci, sì, Tratto Video, mi spiace per loro. Comunque di Stabilo direi di andare a inserire dentro le colorazioni, quelle nuove, perché sono quelle che sto utilizzando attualmente, che mi piacciono di più, ovvero queste 4. Vorrei farvele vedere, ve le faccio vedere due a due perché ho le manine piccole, quindi non riesco a prenderle tutte assieme, che sono questa qua, fior di ciliegio e azzurro ghiaccio barra nuvola, e poi abbiamo il verde lime e il rosso corallo, che per me è un arancione un po' più scuro. Quindi niente, già l'astuccio si sta riempendo. Prossimo sondaggio prevedeva la scelta di due tipologie di correttori. Allora, se farmi aprire il mio correttore preferito, cioè il mio bianchetto preferito, sarebbe praticamente quello delle legami a forma di nuvola, che è finito da tipo un mesetto e l'avevo già acquistato, oppure di utilizzare uno dei tre correttori dell'Osama, quelli piccolini colorati. Adesso ve li prendo tutti e due. Allora, come potete notare, questo è il correttore bianchetto della legami ed è il mio preferito in assoluto, perché vabbè, mi piace la forma, in più è super resistente, nel senso che dura tantissimo perché è lungo, adesso non mi ricordo se 6 o 8 metri, beh comunque 8 metri c'è scritto qua in alto, bene ragazzi, non trovavo, e poi è super coprente. Se no, la scelta risiedeva in questi mini correttori che ho acquistato a 50 centesimi, mi sembra se fosse 50 centesimi l'uno, quindi pochissimo. Io già nel mio astuccio avevo questo qua rosa, ma in realtà io l'ho preso in queste tre colorazioni, che sono la giallo polenta, azzurro, quello celeste, insomma, azzurro chiaro e rosa. E con 576 voti ha vinto quello della legami. Quindi direi di andare a spacchettare. Un po' mi spiace perché era bello vederlo lì impacchettato, però guardate che bello ragazzi, io lo adoro questo bianchetto, davvero, guardate, è troppo troppo carino. Vi chiedo scusa per le unghie, piccola parentesi, ma purtroppo ovviamente sono chiuse tutte, anche le estetiste,
e la ricrescita rimane. Non so come arriverò ad aprile. Detto questo, oh, adesso passiamo a un argomento molto interessante. Sono degli oggetti che non stavo più utilizzando al momento, però non so perché per fare questo video ho detto ma sì, devo tornare a utilizzarli. Sto parlando dei tratto pen e vi ho fatto scegliere tra i Point 88 Pastel, perché sapete che io adoro i pastel, comunque le colorazioni pastello, e i tratto pen, sempre sulle colorazioni pastel della tratto pen, i classici tratto pen. E strano ma vero, indovinate chi ha vinto? Questi l'avete votati più di 1000. Con 721 voti hanno vinto i tratto pen pastel della Stabilo. Io devo essere sincera, a me piacciono tutte e due. Per me sono alla pari, insomma. Quindi direi di andare a prendere i, appunto, i tratto pen Point 88 pastel della Stabilo, che dovrebbero essere 3, 6, 7. Mi sembra che siano 7. Dovrebbero essere, ah no, me ne mancava uno, infatti mi ricordavo fosse un numero pari. Comunque, questi sono proprio è la confezione dei tratto pen pastel della Stabilo in queste 8 colorazioni, perché ho le mani piccole. Ecco, vedete, super super belle le colorazioni, mi piacciono tantissimo, soprattutto questa qua che fa riferimento all'azzurro ghiaccio delle nuove colorazioni degli evidenziatori. E niente, quindi mi andiamo a mettere qua. Poi, prossimo sondaggio. Allora, il sondaggio è un po' particolare perché io mi porto spesso dietro i segnalini per annotare, non so, una determinata pagina piuttosto del quaderno, piuttosto che del libro. E allora vi ho fatto votare tra diversi segnalini che sono, allora, questi qua che avevo già dentro. Questi li ho presi dai cinesi, sono simili ai post-it classici, ci sono in 5 colorazioni, sono super super ottimi. Se no, avevo fatto votare questi qua di Tiger, che tra l'altro questi mi ha inviato Tiger, che mi ha inviato un pacco, c'erano dentro questi segnalini che, come potete vedere, ho utilizzato in tutte queste varianti di colore, super super belle comunque, però ovviamente sono molto più, essendo in carta, molto più delicate rispetto a queste che sono in plastica. E gli altri sono ancora più particolari e sono questi qua, che si possono tranquillamente staccare, tra virgolette, perché sono fatti tipo a calamita e sono della Legami. Io ho utilizzato questo qua per preparare diritto commerciale. Comunque qua le votazioni sono state un po', diciamo, abbastanza vicine tutte e tre, però ha vinto la prima categoria di post-it che vi ho fatto vedere, quindi questa qua, non potete notare, però se la sono combattuta un po' tutte e tre vicende, insomma, queste due soprattutto. E quindi niente, direi di andare a rimettere dentro questi segnalini. Allora, altro sondaggio riguarda invece i post-it. Allora, i post-it cos'è che vi ho fatto votare? Ho fatto votare da questi qua, che sono ormai rientrano tra i miei preferiti, con il cagnolino e la nuvoletta, sono bellissimi, mi ricordano molto i post-it che vedo su qualche video di YouTube di asiatiche che sono lì a scrivere gli appunti o a fare una pagina del bullet, sono davvero belli. E questi classici verdi, che questi sono proprio della post-it verdi. Allora, con anche questi se la sono combattuta alla grande, perché io preferivo questi, però con 537 voti, vedete, ha vinto praticamente il classico post-it verde, verde mela, e quindi niente, direi di andarlo a mettere qua assieme ai segnalini. Poi, altra votazione, la gomma. Però prima di fare la gomma, in realtà voglio fare la matita, perché sennò, vabbè, avete capito che matite sono state scelte. Allora, adesso direi di passare alla scelta della matita. È stata abbastanza combattuta, infatti molti di voi nelle storie mi hanno risposto dicendomi no, è proprio, cioè, è super super difficile la scelta, perché dipende proprio da come mi sento quel giorno, piuttosto che nel periodo. Vi ho fatto scegliere tra queste matite a mina della Bic, che sono le mie preferite in assoluto, con la mina 0.7, e queste matite invece classiche della Legami, che non ho mai usato, ho solo temperato questa qua giusto per vedere se funzionasse un temperino, però non l'ho ancora mai utilizzata, come potete notare. E qua è stato davvero difficile, con 561 voti
vedete, hanno vinto le matite classiche, quindi quelle della Legami e tra l'altro in questo caso devo mettermi anche dentro un temperino perché io non ce l'avevo mai dentro perché usavo sempre le matite per la mina, quindi adesso va bene, sceglierei solo una, cioè non ne porterei 50.000. Direi che in base... Allora, sono un po' indecisa perché mi piace lo spazio, però mi piace anche questo qua, è super cute. Allora... Vabbè, dai. Direi di portare questa qua con i porcospini. Che belli, sono troppo carini. Tra l'altro prendo già il temperino di riferimento, che è questo qua con il polipuzzolo. Allora, allora, l'ultimo sondaggio invece prevedeva la scelta tra tre tipologie di righelli. Io adesso ultimamente stavo utilizzando quello lì olografico che avevo preso, olografico, scusate, quello in 3D. Questo qua, insomma, che avevo preso a Budapest e vi ho fatto scegliere appunto tra tre diverse tipologie di righelli, ovvero vabbè, quello con la terra 3D che vi ho fatto vedere prima, questo qua di Pushin e questo meraviglioso della Legami con sugli animaletti del bosco. E se la sono giocata quello di Pushin e quello della Legami, ma con 441 voti in confronto a 300 e passa, ha vinto nettamente questo della Legami. Quindi questo sarà il mio righello che andrò a inserire dentro all'astuccio. In più adesso abbiamo finito i sondaggi, vado a inserire invece quello che vi ho detto prima, ovvero le cose che non si potevano scegliere, quindi in questo caso la forbice, il temperino che ho già inserito prima, questa penna particolare giapponese, chiavetta USB con tutti i miei file, burro cacao che non può mancare mai, e boh, ah sì, e anche se adesso non mi possono servire, però li tengo qua dentro, quando torneremo in università, i soldini per le macchinette, perché io vado spesso a prendermi il caffè alle macchinette. Abbiamo riempito il mio astuccio e l'abbiamo riempito con tutte le cose che avete scelto voi. Detto questo, il video finisce qua. Spero vi sia piaciuta questa tipologia di video. Ringrazio ancora Megan per avermi ispirato e saluto ancora. Ciao Megan. Vi lascio qua sotto in descrizione anche il link per il video che ha fatto Megan a riguardo, così magari date un'occhiata. Detto questo, vi ricordo che potete trovarmi su Instagram e anche su TikTok adesso, vi lascio sempre qua sotto il link in descrizione e niente, ci vediamo con un prossimo video. Ciao!